Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, ieri sera abbiamo parlato del Minecon in maniera abbastanza banale e superficiale. Infatti ho messo un video molto rapido con la mia reazione al reveal di Minecraft 1.16 Nether Update, o per meglio dire, l'ispezione della live dove abbiamo reagito in diretta a quello che hanno mostrato. Ma come ho promesso ieri, eccoci qui con un video di approfondimenti. Infatti in questo video cercherò di essere il più preciso possibile nel descrivervi tutte le novità esposte per la Java Edition. Mi raccomando, nel Minecon hanno detto un sacco di cose per la Bedrock, per Minecraft Earth, Dungeons. Potrei fare un video a parte per parlare di tutto ciò, ma nella Java Edition, anzi per la Java Edition, c'è questo video, ce ne occupiamo oggi e parleremo del Nether Update, ma non solo. Infatti dobbiamo partire aprendo una parentesi sulla 1.15, la Bees and Bugs Update. Bene, come saprete molto bene, nella 1.15, o per meglio dire per ora negli snapshot, hanno mostrato le api e gli alveari e i derivati, come per esempio il miele. Adesso non li ho portati di mano perché sto usando la 1.14 per fare questo video. C'era un blocco, se ricordate, segreto nelle texture, che era il blocco di cera, probabilmente legato al Crystallized Honey. Ora, non sappiamo nulla di quel blocco perché non ne hanno più parlato, ma potrebbe essere possibile che lo abbiano trasformato in quello che abbiamo visto al Minecon, vale a dire l'Honey Block, quindi non più blocco di cera, ma blocco di miele. L'Honey Block è un blocco a metà strada tra lo slime e la Soul Sand, così come la Soul Sand ti rallenta, ma ti permette anche di evitare, se vogliamo può risultare anche più fastidioso, perché come lo slime block ha la proprietà di essere appiccicoso. Come vedremo nel video intanto, questo blocco ha la funzione di appiccicarti non solo sopra ma anche ai lati, quindi puoi scendere restando appiccicato al blocco senza subire la gravità del tutto, perlomeno. Su questo blocco non puoi correre come si deve, quindi è tipo la Soul Sand, ma non puoi neanche saltare come si deve, rendendolo appunto un po' più fastidioso. Di contro ha le proprietà dello slime block, quindi attaccato a un meccanismo di redstone e pistoni può appiccicare i blocchi attorno. La cosa particolare è che il pistone con lo slime block, quando tu lo vai ad azionare in questo modo, ti fa saltare. E questo lo sappiamo tutti. Il pistone normale, no. Ecco, questo particolare Honey Block sarà come il secondo caso. Quindi ti terrà appiccicato a sé, per l'appunto. Questo vale sia per i player che per gli animali. Blocco che vedremo nella 1.15, che risulterà sicuramente molto utile per alcuni circuiti, ma soprattutto, come hanno detto gli stessi programmatori, è stato pensato per dare più profondità al parkour. Infatti, essendo un blocco che blocca i movimenti, sarà molto rage quittoso come blocco nei futuri parkour della 1.15. Arriviamo ora al Nether Update, ma prima di parlare dell'inferno, un blocco che hanno aggiunto che non c'entra nulla con il tema, ma blocco molto gradito. Stiamo parlando del target block. Quindi avete presente il classico gioco dove tu spari con arco e frecce e devi cercare di illuminare la lampada? Ora, questa cosa la facciamo con lampada più bottone. Dovunque io andrò a colpire, attiverò lo stesso il bottone, quindi dando un'unica soluzione. O missi il blocco o lo prendi. Il target block è diverso. Ne parlavano da molti anni, sono finalmente riusciti ad implementarlo. Il target permette di vedere quanto è vicina al centro la freccia e in base a ciò dare un segnale di redstone tanto più forte quanto più è centrato il colpo. Potrebbe essere molto interessante sia a livello di circuiti particolari attivabili con le frecce, ma soprattutto come minigioco, ragazzi. Quindi il tiro con l'arco in Minecraft diventerà qualcosa di molto interessante grazie a questo blocco. Inoltre, mi sono fatto una domanda. Questo blocco non c'entra niente con il Nether Update, apparentemente, ma perché ancora non sappiamo nulla delle due tavole, la smiting e la fletching? Saranno nel Nether Update o in un futuro update ancora più futuro, quindi in un 1.17 per esempio? Ma soprattutto il target block riguarda arco e frecce, la fletch and table pure, e ha un target sulla facciata. Quindi potremmo essere vicini a una soluzione per questo mistero? E magari integreranno il combat system in questa versione tutto insieme? Non lo sappiamo, purtroppo, ma potrebbe esserci speranza. Ma è arrivato il momento di parlare del Nether Update in sé per sé. Il Nether, cosa cambierà? Come e quanto? Ma soprattutto, non hanno messo il cave update, ma dovremo fare un ragionamento particolare sul perché c'è il Nether Update invece.
potrebbe essere un'anticamera del Cave Update. In live abbiamo scherzato, l'abbiamo definito il Nether Cave Update, per il semplice fatto che il Nether in fondo è una grandissima caverna, e hanno aggiunto cose come funghi luminosi, stalattiti e biomi sotterranei, biomi da caverna, cosa che ci aspettavamo nel Cave Update, e hanno fatto esattamente questo, ma nel Nether. Che sia una sorta di test. Allora, come sapete, il Nether è francamente quello che è, molto bello. Anzi, guardate cosa c'è generato, è bellissimo questo Nether. Ma ha un solo bioma, appunto il bioma del Nether. Ora, questo bioma diventerà un bioma generico, vedremo il nome, ma ne verranno aggiunti altri. Il primo bioma mostrato è la Soul Sand Valley, un bioma totalmente basato sulla Soul Sand. Ora, immaginare di muoverci in un bioma coperto interamente di Soul Sand sembra molto fastidioso. So che cosa vuol dire, perché nella Biomes of Plenty, che abbiamo usato molto nelle Blazecraft, c'è un bioma del genere. Questa valle, questo bioma, è molto particolare per vari motivi. Ha delle stalattiti, e questo l'abbiamo visto, e ha anche dei fossili esposti, come troviamo nel mondo reale ma sottoterra, ma soprattutto il fuoco blu. Il fuoco blu è una versione del fuoco, semplicemente, ma blu. Per ora non sappiamo altro, non sappiamo se agirà diversamente, ma è esteticamente diverso. Spawnerà appunto in questo bioma e sarà possibile appiccare il fuoco blu accendendo il fuoco sopra la Soul Sand, questo sappiamo. Inoltre ci sarà anche una fog blu a quanto pare nell'intero bioma, ma è solamente un dettaglio di particelle e colorazione. Soffermandoci di più sui dettagli, possiamo però notare di più. Perché non è solamente Soul Sand classica come la conosciamo, c'è anche un blocco che sembra derivato, una sorta di pietra di Soul Sand, potrebbe essere una Soul Stone. Comunque è un blocco nettamente diverso, così come le stalattiti sono fatte di blocchi inediti che non abbiamo mai visto. Quindi c'è ancora di più se andiamo ad analizzare. Questo bioma offrirà dei nuovi blocchi che, come si comporteranno, un altro blocco di Soul Sand avrà gli stessi effetti, avrà effetti diversi o non avrà proprio effetti, sarà solo estetico, lo scopriremo, speriamo presto. Il secondo bioma che verrà aggiunto è la Netherworld Forest, di cui ne abbiamo due versioni. La Netherworld Forest è una foresta nel Nether, un bioma coperto da erba, tra virgolette, del Nether, da una parte rossa, dall'altra parte blu, a seconda della versione del bioma, che troveremo sia rosso sia blu. Anche in questo caso, prestando attenzione a dei dettagli, possiamo scoprire di più. Infatti, gli alberi sono fatti di blocchi di Netherwort come foglie, quindi blocchi di verrucca del Nether, ma quelli blu hanno lo stesso blocco ma blu. Questo blocco cosa dropperà? Dropperà sempre le verrucche o qualcosa di diverso? Ancora non lo sappiamo. Inoltre, nella vegetazione vediamo che ci sono delle piantine simili ai coralli rossi. Potrebbe essere semplicemente la grass del Nether, quindi niente di particolare. E abbiamo anche due tipologie diverse di funghetti luminosi, cosa che mi ha abbastanza triggerato. Comunque è molto gradita. Cose interessanti, il tronco di questi alberi di Netherworld è un blocco inedito, un blocco con una texture animata, presente sia in rosso che in blu, che potrebbe essere legno. Se fosse davvero legno, forse avremo delle nuove varianti anche per le costruzioni. Non è detto, però speriamo, e sperarci non costa nulla. Infine, se notate, sotto gli alberi ci sono dei blocchi luminosi che sono diversi dalla glowstone. Questo è un nuovo tipo di blocco luminoso di cui ancora non si sa nulla. Alcuni dicono che all'interno di questi spezzoni si veda una struttura in lontananza. Io non l'ho trovata, ma hanno confermato che ci sarà anche una nuova struttura, chiamata bastioni. I bastioni saranno una struttura generata, abitata dai pigling, che vedremo tra poco, e sarà una loro fortificazione, visto che loro sono civilizzati. Ancora non si sa molto, ma almeno sappiamo che esisterà. E parlando proprio di mob, i cari pigmen non saranno più i soli abitanti del Nether. Come avevamo un po' intuito e previsto in vari video speculativi, i pigmen sono la versione zombie di qualcos'altro. In questo caso non i pigmen normali, loro sono gli zombie pigmen per l'appunto, ma i pigling. I pigling sono una nuova civiltà all'interno di Minecraft, così come i villager e i pillager. Come funzionano? Questi sono mob ostili al player, ma se il player indossa un pezzo d'armatura d'oro, apparentemente il mob diventa neutrale. Diventa neutrale, non pacifico, perché se vai ad aprire una chest che contiene oro o derivati, si incavolerà con te e ti darà la caccia. Insomma, non toccategli l'oro, gli sta particolarmente simpatico, apparentemente. Possono essere armati di balestra o di spada d'oro, per l'appunto, e guarda caso. Quindi un po' zombie pigmen, un po' se vogliamo pillager, è una
sorta di mischione. Sono nemici giurati dei Wither Skeleton, tant'è che ci combattono naturalmente, e danno la caccia alla Piggling Beast. Mi veniva Pillager Beast, è un nome comunque ancora provvisorio per l'appunto, come fu per la Pillager Beast, che vedremo tra poco. Praticano scambi, non ho capito bene il nome della meccanica, mi è sembrato di sentire Pottery, cioè, però cosa c'entra? Non lo so ancora bene come si chiama, ma questi scambi saranno diversi rispetto a quelle dei Villici, perché non avrai una GUI, ma sembrerebbe che tu gli droppi addosso cose, probabilmente loro, e loro ti droppano in giro degli item. Questi item che scambieranno potranno essere cose già presenti nel gioco, ma ci saranno anche novità che ancora non hanno svelato. Infine, lo avrete notato un po' tutti, la texture del Piggling, se vista da una certa angolazione, sembra una ragazza manga con un cappello da maiale. Questo perché il naso del Piggling, al posto di sembrare appunto le due narici con i nostril, quindi con gli anelli al naso, sembrano degli occhi manga, quindi probabilmente correggeranno la texture perché trigger abbastanza. L'altro mob ostile è il Piggling Beast ed è un animale, sarà presente nelle foreste, questo sappiamo. Sappiamo che ha un danno melee molto alto e molto pericoloso e che droppa carne. Nel video del Minecon abbiamo visto una carne basilare, probabilmente era quella di manzo o la pork chop, non l'ho ben notato, però è un placeholder, probabilmente avrà il suo drop specifico, come è lecito aspettarsi. Il suo nome non è deciso, è provvisorio, e verrà deciso in base anche ai suggerimenti della community. Infatti hanno chiesto alla community di farsi avanti per suggerire qualcosa, come fu con la Pillager Beast. Infine, è tutto qui o no? Sembrerebbe di no, perché come ho già detto ci sarà altro da vedere, cose che hanno solamente accennato e forse cose che ancora non sappiamo. Quindi il Nether Update non finisce qui, ci saranno altre novità, penso non tantissime, ma staremo comunque a vedere. Tornando invece nel mondo reale, il bioma più votato del Minecon è stato, come vi ho già detto, la montagna. Ha vinto il Biome Vote, sono contento. Quello che otterremo sarà una nuova generazione delle montagne, quindi il bioma ridisegnato per renderlo più realistico e più bello da vedere. Sono davvero felicissimo di ciò, non avete idea di quanto. E poi un nuovo tipo di neve in cui potremo affondare e le capre, mob dedicato alle montagne. E non molto interessante, però quantomeno localizzato e giusto, piazzato bene, diciamo così. Ora, il dettaglio nuovo è che il Biome Vote, apparentemente, sono stati molto vaghi. Non riguarda la 1.16, non riguarda né la 1.15 né la 1.16, ma riguarda il prossimo grande update, di cui non sappiamo niente. Questo ci fa capire due cose. Intanto, Mojang, cosa stai facendo? Ci hai fatto votare un bioma che non sarà nella 1.16 perché? Esattamente. Quanto dovremo aspettare? Ci sono già due versioni in lavorazione e non sappiamo quando usciranno. Probabilmente entro l'anno la 1.15, la 1.16 all'inizio del prossimo anno e un'ipotetica 1.17 entro il prossimo Minecon. Non lo so ragazzi, è molto strana sta cosa, ma a quanto pare non sarà nella 1.16 il bioma delle montagne, ma sarà dopo, verrà aggiornato poi. E soprattutto, che cos'è questo grande update di cui parlano? Potrebbe essere un altro indizio riguardante il cave update. E quindi la 1.15 va a risolvere i bug, la 1.16 va a sperimentare, grazie al Nether, i nuovi biomi sotterranei, tra virgolette. Un'ipotetica 1.17 sarà un update magari più grande dove aggiornano finalmente le caverne. Stavolta non voglio illusioni, ma questa cosa è abbastanza bizzarra se ci pensate. Sono un po' deluso del fatto che non ci sarà nella 1.16 ciò che abbiamo votato, perché non capisco perché votarlo ora a questo punto e perché dircelo solamente dopo. Ma dall'altro punto mi ha messo di nuovo la pulce nell'orecchio del cave update e quindi mi si è riaccesa un po' la speranza, anche se ci sarà da aspettare probabilmente un altro anno. Detto ciò, comunque ragazzi, è tutto per le novità della Java Edition. Ci vediamo magari per un altro video sul resto del Minecon, soprattutto Minecraft Dungeons, che mi ha sorpreso davvero un sacco. E ragazzi, un saluto da Iron Blaze, a domani, ciao a tutti!